Buongiorno. Ogni tanto, sulle copertine di Dampier non compare. Ebbene, le eccezioni sono molto rare. In genere è perché compare al suo posto il padre Draka, che sicuramente è una figura veramente interessante per i lettori e anche per l'autore, nel senso che essendo un maestro della notte millenario, permette di raccontare avventure meravigliose ambientate nel passato, e questo è sempre stato uno dei, diciamo, dei valori, delle possibilità narrative della serie Dampier. Draka è comparso in altre storie del passato, in cui racconta pure il suo passato, come la più celebre, probabilmente I Lupi Mannari, una storia di cui io e Maio andiamo abbastanza fieri, che è ambientata nella guerra dei 30 anni, in cui si scopre che Draka aveva un amore. Questo maestro della notte si scopre essere in fondo dotato di sentimenti, aveva un amore, cioè la contessina Fortunata, che compare anche nel numero a colori che si chiamava I Cavalieri di Oca Bruna. Ebbene, la copertina di questo numero ci presenta Draka sullo sfondo turgido di sangue e di fuoco della Transilvania, dove, come sapete, lui parte del suo passato è ambientata lì. Ebbene, in questa miniserie nella serie, che si chiama Le Origini, noi vogliamo raccontare soprattutto il passato di Arlan Draka, suo figlio, ma in questo primo numero anche quello che nell'animo insondabile di un maestro della notte portò alla creazione di un figlio. Ebbene, forse questa è la domanda ancora rimasta oscura nella serie Dampier. Perché Draka mise alla luce un Dampier, creatura per lui benefica, e benefica soprattutto per gli altri della sua stirpe, che infatti il buon Arlan ha massacrato a dozzine? Bene, forse lo scoprirete qui, e scoprirete anche i segreti della sua vita sentimentale. Diciamo che questo albo è anche una storia d'amore, una storia d'amore di Draka, e una storia d'amore nostra, mia e dei disegnatori, per i nostri personaggi. Chiaramente è il primo numero di una miniserie in 4 episodi. Una miniserie all'interno della serie che racconterà tutti, non tutti, chiaramente perché sono moltissimi, ma alcuni degli angoli reconditi e inesplorati del passato di Draka e di suo figlio Arlan, e anche di Tesla, di Kurjak e degli altri personaggi, anche di Caleb e Nikolaus. Il primo albo è disegnato da due disegnatori di eccezione, Luca Rossi e Stefano Andreucci. Ma non solo loro hanno contribuito al risultato di questa miniserie, perché nei prossimi episodi vedremo alcuni dei titolari della serie ammirati da tutti i lettori, come Maio, come Michele Cropera, come Alessio Fortunato, come Nicola Genzianella, e spero di non essermi dimenticato di nessuno. Ah, cioè, certamente c'è anche il ritorno in grande stile di Maurizio Dotti. Dopo questo albo, che è in gran parte ambientato durante la guerra dei 30 anni e durante la seconda guerra mondiale, torneremo a Jorvolac, la guerra balcanica sarà testimone della nascita dell'eroe e del terzetto di eroi protagonisti, e poi vedremo anche le avventure di Arlan da giovane, da ragazzo in Inghilterra, e insieme a lui scopriremo, come ho detto, alcuni dei misteri della serie. Spero che questa miniserie nella serie, io vi faccio vedere qui la copertina del prossimo numero in cui vedremo il terzetto di eroi di nuovo nella guerra balcanica che diede la luce alla saga, mi possa appassionare e interessare come ha appassionato e commosso noi. Grazie.